Siamo con il responsabile di pista per la manifestazione di ciclismo. Una situazione paradossale per quanto riguarda la situazione in pista. Sicuramente una situazione impensabile, se retrocediamo 6-7 mesi fa e mi dicevano che si creava una situazione del genere, non ci credevo proprio minimamente che possa venire fuori una cosa così, però diciamo, ecco, dopo una lunga e penosa aspettativa siamo ripartiti. Quali sono state le difficoltà maggiori in questo caso? Tenere i ragazzi in sella, quello sicuramente, perché diciamo con questo periodo di stop non è stato facile, perché tanti dicevano ma che ci alleniamo a fare, ma che facciamo, ma che non facciamo, non si riparte, si riparte, una cosa così. Però diciamo bene o male con attività alternative e via dicendo siamo riusciti a farli rimanere dentro, ecco. La grossa soddisfazione oggi, la conferma, è che abbiamo numerevoli ragazzi delle Marche, delle regioni limitrofe qui vicino. E poi concludiamo parlando del velodromo, com'è la situazione? Il velodromo, diciamo, ecco, dalle ultime del sindaco ieri sera ci ha garantito che a fine di questa attività 2020 verrà demolito questo qui, per poi procedere subito a settembre con un nuovo velodromo qui vicino nelle zone periferiche di Ascoli. Il progetto, l'ho visto, è un progetto onorevole, perché è un progetto che racchiude praticamente un velodromo, una pista di BMX, una pista di mountain bike, diciamo una buona aspettativa per quello che riguarda il ciclismo, e ci ha garantito pure che nel giro, ecco, perderemo una stagione, ma già nel 2022 saremo subito attivi.